Salve! Bentornati. Siamo in un altro unboxing perché è periodo di unboxing, cioè c'è il Natale, qualcuno si fa qualche regalino in più, io mi faccio qualche regalino in più. Si trovano le offerte come questa, che nonostante sia vecchiotta, parliamo del 2014 circa, mi sembra. È trovabile su Amazon, è questa nuova tra l'altro, in edizione teoricamente italiano. Come magari avete visto nell'unboxing di Watch Dogs 2, io ho già l'action figure di Aiden Pierce che avevo comprato separatamente. L'ho venduta e mi sono comprato la collector intera, tanto l'action figure è uguale. Si tratta qui effettivamente della Dead Sack Edition, la penultima collector della saga di Watch Dogs che mi manca ancora quella di Legion. Questa è l'edizione PS3 che include 60 minuti di gameplay esclusivo. Io questo l'avevo giocato ma in edizione standard su PS3. Contiene action figure. Contiene action figure, gioco, colonna sonora, la mappa, delle spille, steelbook, artbook teoricamente, sì. Colonna sonora, mappa di cieca, 7 di 4 carta di novelta aumentata e 3 spille più contenuti extra in game. Quindi io direi che possiamo anche non cincischiare più. Ok, questa è chirurgia all'avanguardia. Ok, questa è chirurgia all'avanguardia, quindi allora, ok, forse non è col suo imballaggio nativo perché vedo dello scotch all'interno, ma mi sembra comunque nuova. Tra l'altro il cellophane sembra anche un filino impolverato. Allora, qua c'è dello scotch, speriamo di non rovinare la scatola. Subito, come l'ho detto, subito rovinata la scatola. Ok, si è rovinata un po' la scatola, purtroppo non posso farci niente, mettono lo scotch, ste bestie di Satana, tipo anche qui. Ma almeno fosse lo scotch com'era, a parte il fatto che sono anni differenti. Senti, facciamo che fare così, rimarrà lo scotch, ma almeno non si vede la carta strappata della collector. Dicevo, almeno fosse come lo scotch della serie X, che almeno si toglie facilmente e non lascia segni. Allora, comunque dicevo, questa qua l'ho trovata su Amazon in vendita, data come nuova in edizione PS3, in italiano teoricamente. Allora, si apre così, che è anche molto molto figo, e c'è tutto spatarato. Allora, vediamo un po', troviamo la steelbook del gioco, vuota, con addirittura 3 slot per dei dischi. Questa cosa è un po' cringered. Troviamo il gioco PS3, vediamo un po', scoprire forse, sì, è in italiano. È tutto completamente in italiano. Troviamo la mappa di Chicago, che è molto molto grossa, devo dire. Che è grossa. Dietro c'è una trama un po' alla Watch Dogs, ma non c'è niente. Era carino che c'era una foto di San Francisco nella collector di Watch Dogs 2, quindi Watch Dogs, Ubisoft, non... ok, ah, si apre così. Allora, default, ah ok, queste sono le carte in realtà aumentata, da quello che dicono. Download the app. Aspetta, c'è in italiano? No, ah sì, scarica l'app HID di Watch Dogs disponibile sull'App Store e Android Market. Usa la funzione collector, punta sullo scard e scopri i tuoi personaggi. Ok, magari poi lo farò. Mettiamo qui soundtrack che è in disco, in CD, carino, a me non dispiace quando la soundtrack è in disco rispetto a quando te la danno in digitale.
Mancano le spille. Qua c'è l'action figure, che forse è un filino più piccolo. Qua c'è l'artbook. E dentro non c'è più niente. Quindi ok. Qua c'è l'artbook di Watch Dogs 1, The Art of Watch Dogs. Ok, guarda qua, molto bello. Io adoro gli artbook, penso, cioè la collector vale già solo per prendere gli artwork, i vari modelli di posizione. Qua è dove, da cui hanno preso spunto per fare l'action figure. Il cappotto con la trama di Aiden, i vari personaggi. Tra l'altro, se non l'avete giocato, perché comunque è un gioco vecchio, magari qualcuno non ha ancora avuto l'occasione di approcciarsi a Watch Dogs, conviene effettivamente giocarlo, perché è molto molto carino. Cioè tutta la saga è molto bella, però l'uno comunque, per essere un gioco del 2014, ne vale la pena. Guardate che bello che è, guardate che bello che è. Molto molto bello, molto molto bello. Va con tutti gli altri artbook. Allora, sigillo. Ok, anche sotto c'è lo scoccettino sotto. Ok, quindi scritta Watch Dogs frontale. Va a rivelare l'action figure di Aiden Pierce, uguale a quella che vendono separatamente, però è molto molto carina. E mi è caduta l'altra parte della scatola, non importa. L'action figure è identica, stessa dimensione, stessa posa, stesso tutto. Quindi se magari voi non vi interessa l'intera collector, ma solo l'action figure, potete comprarla a parte se la trovate ancora. Ne vendono su Amazon a un po' più di quanto costava ai tempi. La cosa che non capisco è che qua mancano le spille che dicevano. Parlavano di spille, io non le ho viste, non le ho trovate. Vorrei che effettivamente qualcuno le avesse prese, visto che non c'è più altro nella confezione, a meno che non sia nella parte che è caduta, ma non mi sembra di vederci niente. No, esatto, non c'è più niente qui dentro, quindi non capisco dove possano essere finite. A meno che non le abbiano imboscate qua dentro, ma non penso. Cioè, a questo punto fai una scatolina separata come questa per le carte. Allora, vediamo un po'. Qua mi dice che c'è il Season Pass, che si può le cose dell'Ubisoft Club, che adesso è diventato YoConnect. Parla dei contenuti, penso ci saranno i codici, c'è il codice qua dietro. E basta. Cioè, qua parla un po' del gioco, pubblicità di Assassin's Creed Black Flag. Non c'è, signori, non sono stato scammato, perché non sono presenti le spille che dicevano. Adesso voglio vedere un attimo, no? Qua non c'è niente. Ok, qua non c'è niente. Riprendo il fondo. Allora, set di 3 spille esclusive. Allora, il gioco c'era, la statua c'era, lo steelbook c'era, artbook c'era, colonna sonora c'era, la mappa di Chicago Seeker. Mancano solo e unicamente le spille. E basta, cioè, perché? È una mancanza di Ubisoft? E qualcuno che mi ha truffato vendendomelo come nuovo in vita all'aperto e si è fregato la roba? Però il gioco c'è, a sto punto ti freghi il gioco, ti freghi l'action figure, cioè. Qua non c'è altro, ho già riguardato 3 volte. Niente, con questo terribilissimo disappunto del fatto che mi abbiano preso la
Mi abbiamo preso le spille, penso le acquisterò a parte su eBay, non sto a fare il resto della collector perché non penso ne avessero altre disponibili o comunque non tantissime, tanto se questa la vendevano come nuova così immagino che sarà così per le altre. Penso che le acquisterò a parte su eBay, tanto di sicuro laggiù si trovano. Niente, io vi ringrazio per aver visto il video, ci vediamo prossimamente con altri video molto interessanti.